non sono impazzito. Parliamo di aerei. L'aereo che ha acquistato Renzi e il PD con i nostri soldi, un Airbus 340, quei grandi aerei per i voli intercontinentali, ci costa 76.000 euro al giorno, più di 20 milioni di euro all'anno, 1,5 milioni per ogni viaggio, ed è lì, fermo in un hangar. E ho pensato ai commissari alla spending review. Ricorderete Giarda, Bondi dal governo Monti, Cottarelli, l'ultimo Perotti, che hanno avuto un destino comune, sono tutti andati via. Perché? La spending review, termine inglese per dire revisione della spesa. Il bilancio dello Stato funziona come un bilancio di una famiglia. Ho le mie entrate, che sono le mie tasse, e le mie uscite. La spesa pubblica in Italia è circa 830 miliardi di euro, il 50% del PIL. Vuol dire che su 50 centesimi che avete in tasca, più della metà sono generati dalla spesa pubblica. Negli Stati Uniti il rapporto è circa il 38%, in Germania il 44%, in Italia superiore al 51%. È aumentata la spesa pubblica e quindi aumenta il deficit, che vuol dire entrate meno uscite in negativo, e il negativo lo copro con la creazione di debito pubblico, che è aumentato negli ultimi 1.000 giorni di più di 106 miliardi di euro. Due considerazioni sul fallimento del taglio agli sprechi, e parliamo di tanti sprechi. Prima considerazione: l'Italia è un paese molto difficile dove ci sono tanti interessi particolari. Seconda considerazione: taglia la spesa pubblica che riesce a fare solo un governo eletto dal popolo italiano. Infatti, gli ultimi tagli strutturali alla spesa pubblica l'ha fatto il governo Berlusconi, ministro Tremonti. E se non ci sarà un taglio agli sprechi denaro pubblico, l'aereo precipita. Ma il presidente Berlusconi sta lavorando con questo.